caratterizzano la bellezza, la gioia, il tempo di vivere per essere i nostri, del colore del mondo, presente e in corso. Aprite le porte al verde di nostra giovinezza, al verde di voi di San Pantolino e le sue storie. Priore. Emblema di potenza e fiera decisione, di vigorosa forza, pronta a dar partita, di ansia mai doma, di gloria e di conquista. Mirate, la priore Elisa vicina al suo signore, come rosa con garbo trattenuta, par dolcissima creatura di divina gestazione. Mortal non può svelare il miracolo di un tal sorriso, riuscir può solo l'angelo che le disegnò il viso. Pria che il verde dell'estate ceda al giallo dell'autunno, settembre unisce questi due colori in un racconto che tiene le nostre valli qual rigoglioso sfondo. Avanza sul regal seggio di fresca verzura adorno, la signora della caccia assisa sul trono. Venazio la chiamano con termine latino, per dir che è un'arte nobile che unisce il creato con un sol filo, i doni di Dio messi ad ornamento della sua gloria e per l'uman sostentamento. Da tutti i castelli che intorno a quando far l'Irlanda, ancora i meglio tempi scendono a far festa, coi vestimenti loro, color rubino, giallo, zaffiro e smeraldo, come gente di una real corona, piena di un gioiello raro.
il sole, inizia a scattare di fronte alle spalle, e ancora ombrosa il resto della valle, Aurora sorge col suo carro rosato, spargendo stille di luce sul mondo assonnato, e rivela gli uomini i colori del creato, affinché la bellezza diventi di tutti. Così, cacciatore, la tua giornata cominciamento e possa essere la tua battuta rigogliosa di frutti. Giungono guide a bagliarti cari, presti veloci sulle agili zampe, ad inseguire la fortunata traccia nei posti più impervi dove il passo si impaccia. Delfi, bracchetti, sottili levrieri, mastini, segugi, accorti corrieri. Tosto, via, scegliete i lacci ad inseguir per la costa la preda doppiata ovunque nascosta. Fedele amico, corridor temuto, scruta nell'aria con l'abile muso. Tira, buon can, tira, cammina, segui l'odor che dalle tue altare spira. Nei boschi penetra con voce spiegata, il suono dei tamburi indica la battaglia, animali contro uomini arrivati in parata, suoni, colori, richiami della selva, è un gioco cruento ma dura solo un momento. Bisogna accumulare provviste per l'inverno e poi domani è festa grande, vede preparare un banchetto. I corni segnano l'inizio della caccia. Con voce possente risponde l'eco della ballata, è una giostra incantata che fa girare la testa. Uomini armati con l'arco e l'aguzzo schiedo, con la lunga lancia e la crudele balestra, a coperti d'arti il placido cielo. Percorro le limpide contrade cresti, ove non giungono nemmeno i pensieri. Sono merce nobile questi uccelli nostri, che aiutano della caccia a definir le sorti. Dove non arriva la mano dell'uomo, si slancia in rapace con energico volo. Poi ci si industria con pote, coi lacci e le faiglie, vischio e reti a volte, in nodosi scappi da cui niuna preda scappi. È metafora della vita questa rete infinita, nella quale ciascun uomo un dì dovrà cedere partita. È pronto per il gran banchetto, si prepara il campo e un altro giorno è volato. Già si pensa al dimani, a quando si dirà il fuoco. Alzati in piedi, spegna la selvaggina, prepara la cucina, tieni vivo il fuoco. Allegrezza e diletto per la guerra finita, in questo gioco che simula la vita.
Come in tutti i giochi ci sono gli sconfitti, uccelli d'ogni sorta e leggiadri caprioli, polpi e lupi che non distruggano il raccolto, da cui trar calde pellicce da pagar con l'oro. E poi il re dei boschi, il furioso cinghiale, ispido mostro, nemico ancestrale. Cacciatrice, signora dei boschi, vergine vendicatrice, sorpresa a fare il bagno in una limpida fonte, la dea mutò in cervo il nobile Atteone. Maestose corna intricate fiorirono sul capo del cacciator dagli amati cani sbranato. Minore, spesso privata del privilegio di essere narrata, assente dai libri di storia, ma non per questo poco determinante, anche e soprattutto da un punto di vista storico, nella costruzione della società di ieri e nel divenire di quelle attuali. È la storia delle donne di cui stiamo parlando. Il corteo storico di Porta San Benedetto quest'anno è dedicato alle donne, che sono sempre state le custodi della saggezza e dell'umanità, e ciò le rende le naturali, anche se a volte occulte, sovrane. Fin dai tempi più remoti la condizione della donna è stata più dura di quella dell'uomo. Basti pensare che la prima volta che Adamo ha avuto la possibilità ha dato la colpa alla donna. È qui che inizia per le donne una sorte amarissima, in particolare quando cercano di contrastare il potere degli uomini, delle leggi, delle religioni. Ma se una donna è sufficientemente ambiziosa, determinata e dotata, non esiste nulla che non possa fare, ora come in passato.
saluto della piazza e per i giocolieri che aprono il corteo prima della rappresentazione che andremo a descrivere nei dettagli. Sono 5 i quadri rappresentati da 5 donne importanti nella storia del Medioevo che hanno lasciato un segno, che sono diventate icone, icone per maternità, per cultura, arte, per potere. A seguire il battere ritmato degli antichi tamburini scortano l'ingresso in piazza dei 3 giudici di Porta San Benedetto che insieme agli altri si dislocheranno lungo il percorso e domani avranno il compito di controllare che tutto avvenga secondo il regolamento stilato dall'ente giochi delle porte. Il suo ingresso a lo priore e la priora di Porta Santo Benedetto. Seguono damigelle e dame di compagnia, una rappresentazione della corte medievale al seguito dello priore di questa straordinaria porta. Andranno a prendere posizione nella piazza prima di incontrare gli altri priori di Porta San Facondino sul palco centrale, palco dal quale poi verrà lanciato la sfida da parte dei 4 priori in maniera goliardica, ma sicuramente molto molto coinvolgente, soprattutto per tutti i portaioli. Sono i signori che girano intorno alla corte, che ricoprono incarichi importanti e che seguono il capo del palazzo insieme alle rispettive dame negli impegni governativi. Quindi messer e madame. Questo primo quadro si chiude ovviamente con le bellezze di corte. Tornando alla descrizione del tema principale di questo corteo storico di Porta San Benedetto, torniamo a parlare di un uomo che è sempre un uomo, che sia forte, che sia sull'altare, che sia nella polvere, che abbia vesti o che sia nudo, un uomo è semplicemente un uomo. Anche Narciso, specchiandosi nello stagno, vide solo un uomo, niente di più. Facile da disegnare, da desiderare e da combattere. Ma se una donna, una qualsiasi, si affacciasse sulle acque, tutto lo stagno si popolerebbe di 1000 altre donne, 1000 altri volti e 1000 altre fonti di vita. La donna è il diamante che riflette luci, colori e arcobaleni, anche nella notte più buia. Ed ecco quindi entrare il primo quadro. Si parla di Caterina da Bologna. Caterina che sognava una casa. Luce verso Dio, verso il suo tempo e verso le sue consorelle. Per essere pura, pura luce, serrò il cuore e le sue virtù. Viaggiò per arrivare alla corte estense di Ferrara per conquistare il bene più prezioso, la conoscenza. Mangiò pergamene, le sue mani conobbero la forza dei colori che diventano forme e miniature. Le sue orecchie si ammantarono di musica vibrata da una viola gentile e fu allora che Caterina brillò e divenne diamante. La sua luce allora fu offerta a quel Dio a cui si consacrò. E da abatessa fu donna libera e liberata, ma fu anche pittrice e narratrice.
La sua luce ancora oggi brilla in ogni donna che nel suo tempo lotta per essere ciò che vuole. La prima icona rappresentata quindi da Porta San Benedetto, parlando di grandi personaggi femminili del passato, è appunto Caterina da Bologna. Veniamo a Beatrice d'Este. Beatrice aveva poco tempo, ma non lo avrebbe scoperto fino al compimento del suo 22esimo anno, quando morì di parto, lasciando il suo principe Ludovico più solo e più vulnerabile. Beatrice morì di parto, ma visse quel tanto che bastava per dare alla luce quel modello unico di femminilità. Investì oro e argento per accendere le fiamme delle arti, della conoscenza, della bellezza che si può carpire da poesie e dipinti. Volle alla sua corte il genio di Leonardo, che non aveva più una patria, e diede pace ed ispirazione al ribelle Bramante. Beatrice però andrò oltre. Volle dimostrare che la politica era tanto maschia quanto femmina. A Venezia rese grande il suo unico amore e signore. Fu ambasciatrice, fu ammariatrice, fu abile oratrice, fu stratega e non dovette mai vendere la sua bellezza. Dalla laguna portò Milano al suo sposo. Non fu una donna dietro un grande uomo, ma fu la principessa che prese per mano il suo uomo lungo la strada del successo. Ora si parla di Matteuccia di Ripabianca, dalla nostra Umbria. Matteuccia aveva il fuoco dentro, ma per qualcuno quel fuoco era del demonio. Matteuccia, il Satanasso, non sapeva neanche quante corna avesse su quella testa caprina, né conosceva le sue lingue e il delirio dei sabba notturni. Ma conosceva bene altri inferni più terreni, mariti violenti, gravidenze frutto di stupri, amori negati per doti mai possedute e il peso di un clero che non accettava donne che andassero a testa alta. Matteuccia non sapeva leggere, non sapeva scrivere, ma aveva gran coraggio. Aiutò tutte quelle donne e andò contro quegli uomini. Fu così che si trovò sul rogo dopo essere stata derisa e umiliata in pubblico processo. Non invocò il demonio perché non lo aveva mai fatto prima, non maledisse i tiranni, non sputò tre volte sulla croce. Matteuccia morì guardando le finestre del villaggio dove dietro si nascondevano in lacrime quelle donne che aveva aiutato con parole, filtri e maestrie per non restare gravide e schiave. Matteuccia divenne luce e non fu mai cenere come speravano di averla ridotta a quel mondo da uomini. Un'icona importante dalla vicina Ripabianca, la storia di Matteuccia. Siamo al quinto quadro che presenta la... Thank you.
Simonetta divenne musa a cui Botticelli non seppe mai rinunciare. I suoi capelli biondi, le sue forme burrose tra il materno e la carne che arde. Una musa talmente grande da rivaleggiare con Venere, diventando a sua volta una Venere dal pennello di Botticelli. Fu Grazia, fu il trofeo più ambito dei tornei cavallereschi. Simonetta sconfisse l'umana morte e superò i secoli perché non fu semplicemente bellezza, ma fu la musa che sfidò la dea più bella dell'Olimpo. Si entra nell'ultimo quadro, l'icona più importante di tutta la storia, la Madonna. Maria, che non ebbe paura quando l'arcangelo le annunciò la sua gravidanza del bimbo santo. Maria non aveva mai conosciuto un uomo, ma nel suo cuore c'era Giuseppe a cui era promessa. Maria sapeva che quel frutto del cielo suo sarebbe cresciuto nel suo ventre, sarebbe stato motivo di vergogna. Il suo tempo da uomini l'avrebbe additata meretrice, avrebbe perso la famiglia e avrebbe rischiato pietre fino alla morte. Maria però non esitò ad accettare quel disegno divino. Prima ancora che sposa di Dio, lei si sentiva già madre. E una madre non ha paura, non teme gli altri e non abbandona mai suo figlio. Una madre è in battaglia tutti i giorni e salta a pie pari i pregiudizi degli altri. Partorì senza paura, lo accudì, lo corresse, lo amò e lo accompagnò nel destino, compiendo così il progetto d'amore. Maria non ebbe paura neanche allora, quando tutti parlavano di follia, di eresia. Maria sfidò gli uomini del suo tempo, dando così vita alla nuova speranza, al nuovo mondo. Fu donna, fu madre, fu luce purissima di un cielo oltre le nuvole, oltre il tempo, oltre le umane sfortune. Maria fu Madonna e i popoli da quel momento furono tutti suoi figli. Un solo arciere, una sola origa, un solo frenatore, un solo fantino. E lui il protagonista indiscusso, il somaro di San Martino, che correrà per tutti noi. Lunga è la schiera dei uomini che porteranno i colori giallo e rosso in trionfo domani, chissà. Tutti ci speriamo, tutti aspettiamo, tutti stiamo a vedere alla finestra, ma il responso è su questa leggo, è con i quattro giochi, con le quattro prove che i nostri giocolieri dovranno sostenere. E con le loro vesti nuove, con gli armigeri che annunciano qualcosa di importante, qualcosa di grandioso, qualcosa che darà la spinta alla porta di San Martino ad andare avanti. Ecco, si scorgono i priori de Porta Santo Martino. Nostro Signore è il primo all'assalto, corona de potere, ben scritto un suo nome. Stefano delle Tittarelli, magnifico priore, e con lui Madonna Carla, d'angel sembianza. Poi le cortigiane e i nobili, e sì, perché c'è bisogno di sapere che è amico in questi giorni. Ci vuole qualcuno con cui sperare, con cui imprecare, perché i giorni dei giochi sono troppo importanti.
allora ecco che s'avanza nello arengo maggiore l'orione che de valor è pregno e onneggiante con ardore de gloria e onore allo nostro grande regno. Da quell'uomo che donò suo mantello ebbe avvio de nostra gente gran destino, umili e grandi più di tutte nello castello. Popolo, mirate, esta è gente de Santo Martino! Non ve pote essere altro colore, si dun questo, giallo e puro vermiglio, che sempiterno alberga il nostro cuore e ci mostra voi con gran cipiglio. La storia che si andrà a narrare parla di cose semplici, di lavoro duro, ma anche di arte e di ingegno, tutto intrecciato con le tradizioni tramandate a voce di generazione in generazione, che ci porteranno per mano nella vita di tutti i giorni, di questi luoghi e di questi tempi lontani. Gente, è l'arte della lana, e a simboleggiare tale racconto c'è lei, sul carro, la ricamatrice, donna madre, ma soprattutto maestra dell'affascinante arte del ricamo, che con le sue mani esperte e sapienti intreccia i fili che daranno poi vita al prezioso tessuto. Sopra il carro lo stemma dell'arte della lana, e poi dietro il tappeto che dà lustro ai marchi di fabbrica dei lanaioli nelle nostre terre. Su quest'arte Niccolò Machiavelli scrisse: era quella di tutte le arti che aveva e ha più sottoposti, la quale per essere potentissima è la prima per autorità di tutte. Insomma, la storia dell'uomo è come un filo di lana grezzo avvolto su una spola dove la sua consistenza non è mai dello stesso spessore, però è continuo. E a dimostrare la vicinanza a chi lavora e chi tutti i giorni porta il pane a casa e fa crescere la nobiltà, gli stessi nobili vestono di questo tessuto, così nel suo colore naturale, come a dire grazie, grazie per quello che fai, grazie natura, grazie uomo, grazie alla povera gente con la quale anche noi possiamo godere di quei pochi benefici che la vita ci dà. Come tutte le cose, tutto nasce da quelle più umili, ma certamente più concrete. E noi partiamo dall'ovile. Il pastore raccoglie il suo gregge e lo prepara per la tosatura. Lui dice: esse sono come le mogli, non tutte sono paciose. E allora, una alla volta, le pecore escono dal recinto per essere accolte delle mani esperte e amorevoli del loro padrone, e con grande cura inizia la raccolta del pelo bello. L'animale che è mansueto di natura si lascia cullare, si lascia tosare, ne trae anche il suo beneficio. Ma dopo la tosatura il lanaio sceglie i pezzi di lana migliori e li consegna alle donne che lo portano a lavare nelle acque delle fonti cittadine. Il lavaggio è compiuto da gruppi numerosi di donne festanti. Esso è come un rito. Dopo essere stata fatta asciugare all'ombra, la lana sciacquata torna alla bottega del lanaiolo che mandava gli altri artigiani addetti ai passaggi prima della filatura. E allora ecco donne che si adoperano a portare la lana, ad asciugare, e donne che scarminano la lana, e ancora altre che usano le conocchie. Ora la lana è pronta per essere consegnata ai cardatori, che sfilacciavano i fiocchi in fili di varie lunghezze.
I fili più corti saranno impiegati come trama e quelli più lunghi come ordito della successiva tessitura e pettinatura. Ed eccola, la tessitura della lana con il telaio e l'arcolaio come sfondo un arazzo dipinto a mano che tra poco vedremo insieme, che ripropone la lavorazione del filo di lana. La filatura era assegnata alle donne che lavoravano in casa e molto spesso venivano reclutate nelle campagne. La filatura consisteva in due lavori eseguiti contemporaneamente, la torsione e la stiratura, che veniva avvolto in un filo a spirale e messo in tensione usando i fusi e le rocche. L'arcolaio, sì, questo attrezzo costruito con lo scopo di avvolgere la lana e in seguito altri filati in matasse o di svolgerla e farne gomitoli. E poi il telaio, nel miracolo della trasformazione, protagonista principale indiscusso era ovviamente lui, strumento mediamente assai più complesso e costoso di quanto si potrebbe supporre. Ma la vita non è così grigia, la vita ha bisogno di colori, ha bisogno di gioia, ha bisogno di bellezza e una melodia allegra, festosa, ma soprattutto che ci porta all'ultima fase della lavorazione della lana, quella della tintura. E qui se canta, e tra questo sentiamo canti che dicono Ceruleo colorem celi est, Ruben colori amor, Flavum colome solis est, colores vite splendorem. Con i canti e la festa aperta da giurare, ancora nobili, questa volta usando i colori, quelli che più piacciono, vedete il blu, il rosso, il giallo, perché madre natura sa regalare anche questo, e l'uomo sa prendere quello che madre natura dà. Sì, i tintori, loro sono i protagonisti indiscussi, la loro maestria si doveva soprattutto alla varietà, la stabilità e la brillantezza delle tinte sui tessuti. E tra poco vedremo come e quando e in che modo e con quale manualità riuscivano a creare dal bianco della lana ogni tipo di colore. La categoria dei tintori si divideva in tre gruppi. L'arte maggiore, forse quella meglio organizzata, che tingeva i tessuti nei colori più vari. Poi c'era quella minore, specializzata nelle diffuse tinture di colore rosso, utilizzando come colorante la roppia. E infine l'arte di Gualdo, dove con altro vegetale si otteneva l'azzurro. È ovvio che il giallo e il rosso sono i colori preferiti da Porta Santo Martino, e allora si fa grande uso di roppia, il colorante, ed è il rosso, ricavato dalle radici di Rubia Tictorum, e il giallo, tratto invece dagli stigmi di zafferano e sanguinella. Eccoli qua, sul carro, i tintori, con il lavoro compiuto, con lo sforzo che porterà ricchezza non tanto a loro, ma ai loro nobili che dovranno curare la loro sicurezza, la loro vita in questa città, i nobili di Santo Martino! E a chiudere il corteo della nostra porta soltanto a dire che quello che avete visto è il lavoro di tanti, giovani e non più giovani, che hanno messo in campo le loro idee, la loro voglia di fare e la loro voglia di essere protagonisti di questa grande festa. Viva i Giochi delle Porte! Viva Santo Martino! La torre gialla, dentro il bianco ascosa,
il lombardo e il tamburo che sale dalla piana annunciano l'arrivo del popolo più blasonato. La piazza acclami l'ingresso di Porta San Donato. Nome Bastola, da Gualdesi maledetta, con fiamme distrusse Gualdo e la sua storia. Il popolo la scovò, ascosa sulla rocchetta, di lei fece cenere, ma non della memoria, che l'uomo valoroso conserva ancor perfetta. Pensando a quel dolor mai cancellato, oggi in piazza scendono i valorosi di Porta San Donato. Lor si narra per corti, per giostre e per tornei. Di loro abilità racconta per villa ogni cantor. E il giovinetto in sogno dice: vorrei essere da grande pari a cotanto valor. Carro maestoso non conterrebbe lor trofei. Bocca maliziosa s'acqueta davanti al loro onor. Vittoria a nome la stella che brilla in petto. Per molti di voi in questa piazza vocabolo negletto. Col tuo canto strano, taci villano, tornato dalla fatica dell'orto, taci folgore che brilli su a Morano, taci fanciulletto nella culla assorto. Un sole in piena notte s'avanza da lontano, il cuore mio sussulta nel solo averlo scorto, assiso tra virtù per colui che la porta conduce, il priore, il condottiero di questo popolo, il duce. Sembra Marte se in man prende la spada, sembra Atlante che il mondo tiene in groppa. Se la cetra suona e sul carro si fa strada, giurar potrai che sia Apollo che galoppa. Saggezza e temperanza per reggere la sua contrada, ma pietà niuna per chi di sua clemenza ha usato troppa. Roberto, il nome apposto dalla culla, il generoso, quello con cui il popolo l'appella. Occhio non fu mai di cotaldo il cesereno, Cupido stesso che là dentro le sue frecce ascose. A suo entrar l'aere intorno si fa tutto ameno, è Madonna Pamela che rapisce le menti desiose. Di celeste letizia il volto appieno, dolce dipinto di gigli e rose. Ogni aura tace al suo parlar divino e canta ogni augeletto in suo latino.
miglior la corte e speranza è fatto, che segue i priori con amore e diletto. Non serve colui che è il poemetico, dal titolo eroe e dame della storia, netta grandezza, fanno loro boria. Il piede mio ora chiede un po' di venia. È stanco, dice il padron, di camminare su e giù e su, senza mai tedia, di questo interminabile viandare. Son stato in un paese assai lontano, di mesi ho camminato. Per strano, per io e faticoso itinerario, che ora vil marano da qualche dì in testa cosa né la mente mia ritrovare. Ma porto altresì coso paesini in cui sono stato a narrare le stranezze e le virtù ho veduto. In fede non so dir dove trovare un simile sì perduto, dove nessun piange né si lagna e abbraccia come fratello sconosciuto. Tu sei nel paese di Cucagna, mi disse sulla porta un uom di guerra. Lascia fuori ogni dolore ed ogni lagna, che il triste rende lieto questa terra. Colui sulla porta si arbrigata di folli cavalier mi invitava in quella che per me città incantata, perché solo in sogno potea immaginar vedersi tale meraviglia rivelata, né vista mai nel mio peregrinar. Oh, accogna. A Cucagna il sole in tutte le stagioni e il contadin dal gelo non cura a riparar, né bada alla pigion da dare ai padroni, che il soldo è una semente che più spargi e più accantoni. Qui ce l'ha chiunque tra la gente, e povero e ricco non son parole conosciute dalla lingua o dalla mente. La mamma non le insegna alla sua prole. I villici per strada, tutti in ozio, trincar dalla cannella la botte e far festa come fosse di sostizio. Tra loro un villan con le guance tutte cotte, di trebbiano e di greco già scolato. Anche il somaro ridea dell'ossa rotte per le cadute che aveva collezionato. Compagnia sonante, con brocche e con bicchieri di vino già versato, parea la processione che si fa avante, ma senza il santo a dar la benedizione,
e a battezzare i cristiani sulla fonte. Il vino dell'acqua faceva la funzione. Malvasia, priva loro mente a celeste visione che solo il risveglio poteva portar via. Si sposa assai e a Cucagna la fame è sconosciuta. Digiunare anche per il frate è pratica che ormai agli avi è riservata, usanza già compiuta. Il porco è soprattutto il piatto prediletto. Non v'è, a onor del vero, mensa conosciuta che di porchetta faccia difetto. Lo vedi nel budello in forma di salsiccia, lo mangi in costarella con tutto il suo grassetto, lo gusti sullo stinco staccandone la ciccia, lo cuoci sulla brace in forma di guanciale, e quando la tua fetta è cotta e s'arriccia ne senti quel sapore che certo non ha uguale, un gusto tutto unto, che è quella la bellezza di questo goffo e tondo chiamato Re Maiale, che qui a Cucagna appellano Sua Altezza. Con lui c'è la regina, una gentil porchetta d'odori adornata, che è una raffinatezza. Al posto dello scettro presenta la forchetta, il crine suo silvestre è come rosmarino, il seno suo fecondo nasconde la pancetta, di certo dell'insieme il pezzo più divino. Li seguono festanti i porci nobili signori, son conti di Barbozza venuti da vicino, o duchi di Putella che stanno poco fuori, baron del fegatello giunti da lontano. Non portano le sete né adornano gli ori, ma pieni di allegrezza fan festa anche con l'ano. Ma se l'adulto ride, l'infante non difetta, inventa qualche gioco, a volte anche strano, tirando ognun con l'altro da in cima a una torretta, le palle colorate, le frecce senza punta, e grida soddisfatto: ecco, ce l'ho fatta, se prende quella testa che dietro i merli spunta. E giù tra salti e grida, se al fin la guerra è giunta, e passa il testimone ancora ad altra sfida.
Pisa e Sollazzi non mancano suoi parenti, benché l'età in corpo di fatto non arrida. Si godono la vita beati e ognor contenti, e inventano scherzetti usando una padella. Con gli occhi loro bendati li vedi tutti intenti leccare e poi gustare l'unto proprio di quella che lì di poco anzi il fuoco aveva usato per cuocere con spezie una bella mortadella. Si sfidano a gara su un palo alto e dritto di cibo imbandito e pieno di budella, salsicce e costarelle ed anche pane fritto, gallo arrosto, che poi è proprio quello più grasso e saporito che ieri stava dritto sull'aia del pollaio facendo tra i suoi bello. Ora senza penne, l'orgoglio suo spogliato, tende a testa in giù su questo alberello. A Cuccagna nessuno ha mai provato rigore dell'inverno né freddo o venticello. Seppur qualche giorno il cielo è impronunciato, nessuno se ne accorge, tutti hanno un mantello. Se poi alcuna smania di essere gran signore, c'è anche una civetta, sì sì, proprio l'uccello, che caca ad ogni ora di stoffa la migliore per fare delle vesti ad avide donzelle che gioie ed anelli indossano a tutte l'ore. Oh, son queste giovinette in belle che se tu sei vicino e un po' interessato si prestan volentieri ed apron le gonnelle. Tu vivi allora l'ebbrezza di essere amato, né il servizio reso, ecco la sorpresa, deve essere alla fine col soldo ricambiato, né obolo o gabella per la piacevole impresa, perché l'amore è libero e nudo dal pudore, non serve per la donna aprire una contesa, ed uno solo amante, dici, ne ha in suo favore. In questo posto ameno, che a nome di Cuccagna non può mancar Madonna, regina del Magna Magna. Un albero festoso sta con testa donna, di fiori e gozzoviglie adorna la testa, e sotto alla sua gonna si spiega una gran festa, che è tutta un'allegria e cibo non ne resta. Or dunque voi direte che è tutta una follia il luogo visitato sinora a voi descritto. Rispondo, è vero, è solo un'utopia,
di un povero viandante stanco ed afflitto, da fame e miseria in grande quantità. E allora, cosa resta a questo poveretto se non sognar di un posto di gioia e ilarità? Un luogo sì nascosto, ancora non trovato, che pur dovrà esistere in qualche realtà. Un posto incantato, di frutti assai succosi, di pane oror sfornato, dolci zuccherosi, di vesti inverlussuose, di uomini distesi con donne deliziose, sotto a un sicomoro, tra musiche armoniose, in quella che per me è la vera età dell'oro. Quest'anno è un giorno davvero straordinario, per
intanto voglio rivolgere un caloroso saluto, come consuetudine, alle delegazioni delle città ospiti che ci onorano della loro presenza. E quindi un saluto alla città di Bellevue. Un saluto alla città di Grosso, a quella di Cusini di Troi. Allora io vi auguro
di vivere davvero quelle giornate intense. Auguro che sta arrivando di vivere un grandissimo taglio nella giornata di domani, e allora faccio un grande in bocca al lupo a tutte le porte, e faccio soprattutto un viva la città di Guado e viva le donne delle porte. Grazie al sindaco della città di Guado Prima, due parole anche dal professor Vittorio Schiappi, questa è tua sensazione, prima volta che ha la possibilità di vivere la vicina, la festa, ma soprattutto anche l'emozione di, della pittura di Bianco, questa sera che conosce molto bene. Sono venuto a Gualdo Marino nella perfetta convinzione che avrei trovato un luogo di piacere e di piaceri, con persone che festeggiano mentre fanno una gara per vincere il Palio delle Quattro Porte. Faccio fatica a prendere posizione per l'uno o per l'altra, ma per un po' ho portato al collo il fazzoletto di una, nella convinzione che quando si combatte si rispetta anche chi perderà, e quindi da parte si combatte per vincere, ma l'amore e l'amicizia che legano i cittadini di Gualdo Tadino è tale da far prevalere la festa per tutti alla vittoria di uno. E allora ho pensato che quello che sta avvenendo da ore, da quando sono qua, è l'idea che il Medioevo è un tempo perduto, ma ne rimangono le chiese, i monumenti, i palazzi, le case, e quindi abitare un luogo che è del Medioevo, nello spazio, nella scena teatrale, vestiti come allora, vuol dire far sentire che tutta la storia è presente, che dobbiamo rispettarla, perché se l'Italia è l'Italia della bellezza, della civiltà, del rispetto del territorio, della memoria, e quindi anche recitare vuol dire essere più veri che non quelli che vanno, la cosa che non si deve fare girare le scatole sono quelli che vanno con i blue jeans già rotti, se li rompa da loro, porca miseria, non deve comprare il blue jeans già rotto. Allora questa è la riconquista della bellezza e gli abiti delle donne e gli abiti degli uomini, dei costumi. Gli uomini e le donne devono essere belli, devono amarsi, devono godere. I brutti fanno... Allora questa è una festa della bellezza. E io... E poi volete anche pensare a come è bello spogliare una persona di begli abiti. Una ragazza vestita e poi alla fine bella nuda, è bello anche quello, ma se è vestita di stracci è meglio lasciarla vestita così, quindi è un'avventura di festa, di piacere, di come non finirà la notte e di come la notte sarà piena di passione e di amore, e domani ancora la giornata e la notte, e quindi sono felice di essere qua per un amico, un giovane che ha fatto il gonfalone, che è la ragione per cui ha chiamato me, ma devo ringraziare io lui perché mi ha fatto venire a Gualdo Tadino e a festeggiare il Palio, e ogni Palio per me è la bellezza d'Italia, e quando penso a quella scassa palle della Brambilla che attacca il Palio a Siena, a Foligno, al diavolo, al diavolo, allora mi auguro che il Palio sia forte e anche violento, che sia in grado di produrre grandi emozioni. E se si azzoppa un cavallo, va bene, meglio un cavallo zoppo di quella capra della Brambilla. Vogliamo trascorrere due giornate straordinarie,
ma vogliamo dare l'esempio di civiltà e di cultura. Io credo che i giochi lo abbiano testimoniato nel tempo e lo stiano confermando. Quindi voglio solo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito in maniera straordinaria a questa straordinaria edizione. Grazie di cuore, vinca il migliore, vincano i giochi di Gualdo. Andiamo quindi con il cerimoniale, anche perché non possiamo allungare, perché ci sono i priori che vogliono anche loro dire qualcosa in merito a questo, e quindi lo scambio, meglio la chiave, che viene consegnata dal sindaco della città di Gualdo Tadino al gonfaloniere nonché priore della porta di San Facondino. Da questo momento la città di Gualdo è nelle mani dei priori. Pasquarelli, priore della magnifica porta di Santo Facondino, gonfaloniere di tutte le terre de Gualdo, vincitore del Palio 2012. Vicino a me ho la mia priora, Elisa Deli Paciotti. Con la sua bellezza ha illuminato il mio priorato. Per me è onore e vanto averla accanto. Stasera voglio leggere un bando che parla di bellezza e di vittoria, dei uomini e di gesta che hanno fatto storia. Stasera voglio dar retta dalla priora mia, stasera voglio parlare della porta mia. Prima però devo lavare un'offesa, devo spegnere una ferita ancora accesa. Me voglio levare l'ultima soddisfazione, da qualcuno gli voglio dare una lezione. Maresciallo, stai tranquillo, non è per te sto cazziatone. L'anno scorso sei stato impertinente, ma fidate che danno altre e quello che dici tu non ci frega niente. Gianni non ce l'ho neanche con te, e il bando tua, anzi de Franchina, no altre l'hai accettato. Se non mi sbaglio, ma hai anche ringraziato. E anche se mi ha messo sempre un po' pensiero di montare su sto palchetto, oggi non vedo l'ora di venire al vostro cospetto, perché voglio di due cosette dall'amico mio Roberto. Cerchione, è inutile che facciamo finta di niente. Stanno io e te, e mo fatto il bello e il cattivo tempo. Stanno io e te, e mo comandato all'ente. Però, l'anno scorso, quando hai letto il bando, hai detto qualcosa che io non ho gradito. Mi sa che l'anno scorso ti sei sbagliato. Tu che ti sei vantato di essere stato giocoliere, tu che sai il valore che c'ha per noi altri l'animale, proprio tu dei indio mi ti sei messa di male? Ma non t'ha portato bene però, quel dicie. Impetuoso, nevrile, fuocoso, poco ragionevole, mezzo sdomo, tutto fumo e niente arrosto. Ma dimmi un po', chi ci arriva al quarto posto? Mo l'hai capito perché sei diventato priore a San Donato? Mo l'hai capito perché sei diventato priore della porta più amata? Mo l'hai capito perché sei diventato priore della porta più blasonata? Ma secondo te ce n'era un altro che poteva capare sta trippata? Elisa mia, non te la pia, se non te do più retta, ho cambiato idea. Della porta nostra ne parliamo un'altra volta. Noi non c'emo fretta, ci siamo fatti anche il vestito. Ma da loro un'altra non ce l'altrovo, ancora nel sonno, ma gli hanno dato ben servito. Allora mi permetto di qualcosa anche di San Benedetto. Cialba grotte, io da te non so più che dite, io da te non so più che fatte. Voi altri di San Benedetto, presi uno a uno, non siete male, siete gente brava. Tu, Franchina, Pappa Fava, non ve se può di niente, siete gente alla buona, siete gente genuina. In te una parola sola, siete della cannuina. Però quando vi si parla dei giochi delle porte vi si annebbia la ragione. L'unica cosa che vi fa buono è delle botte. Per esempio, tu Pia Claudione, dov'è Claudione? Sta male? Per me lui è come un fio, lui è buono buono, è un pacioccone. Ma non gli nomina Simoncino, non gli dica che chiede di Alberto e soprattutto non gli dica che è più forte Apollo.
diventa rosso come un billo, gli si gonfia tutto il collo e con quella voce possente che lo contraddistingue dice: ah, io ne so, non ci capisco niente. Oh già, ve lo dico io, dammi retta che è vero, voi altri non siete i numeri, voi altri uno, voi altri siete zero. Zitti, zitti, zitti un momento, c'è una notizia fresca, fresca. Ma ieri mattina, con quella leggera brezza, ma che facciate vestiti sulla capezza? Oh. Ora tenetevi forte, passiamo a parlare della porta di Baldino, parliamo di San Martino. Voglio chiedervi subito una cosa, ma siete sicuri che l'anno scorso la sfilata vostra era la più bella? Ma siete sicuri che l'anno scorso la sfilata vostra era la più curata? Ma dicemmi un po', avete vinto meritatamente? Non è perché per caso conosciate il presidente. Dice che ha fatto la differenza. Aspetta, mo c'è anche per te, aspetta. Dice che ha fatto la differenza l'attinenza storica e la cura dei particolari. Ma quelle forbici dei potà erano del Medioevo? No, perché mi pare di averle già viste sulla bottega del Pororineo. Comunque, la domenica mattina vi ho visto piangere dalla commozione, ma allora l'hai capito anche voi altri che vi hanno fatto vincere per compassione. Stanno all'ente e il priore vostro ci è venuto spesso, ci è stato spesso. L'ultima volta però al posto suo ci è venuto Stella. Mamma mia, non ci potete credere, è stata la riunione più bella. È arrivato dopo le prove mezzo un fanfenato. Ha urlato, ha sbraitato, ci ha anche minacciato. Lì per lì siamo rimasti male. Poi ci siamo guardati con Cerchione e io gli ho detto: ce pensi tu o glielo do io un boccatone? Giù per quelle scale corria come in biribisse. Pare, ti auguro che domani te ci corresse Ulisse. Non è che vi pia voglia di farlo diventare priore, non è che vi pia voglia di farlo venire all'ente. Oh, per carità, quello dei giochi delle porte non ci capisce niente. Ci alziamo, eh? Io ho avvisato. Basta adesso, parliamo di noi altri che ora. Domani in testa piazza siamo da compiere l'impresa. Io sarò sul terrazzo insieme alla mia priora. Lottate con ferocia e non conoscete resa. C'è in ballo la storia di una porta intera. Lottate con onore e siate nell'altezza. Entriamo nella storia domani sera. Teniamo il palio sulla capezza. Gente del Santo Facondino, lo dico con fierezza di chi sempre pretese. Santo Facondino, unico, originale, guardese! Ah, rieccolo. Tra un colpo al cerchio e una botte su sto pacchetto ci ha visto io, Sciarba Grotta. E siccome sono una persona educata, adesso le voglio fare una sviolinata. Ne volte mi incanto alla bellezza di ste dame che saluto. E voi altri, vi preoccupate che mo ci penso io a dare benvenuto. Mi sento carico e sfrontato. Voglio cominciare subito con quelli esandonati. Vincere non è tutto, è l'unica cosa che conta, eh? Usa parole tue, Robert, che te viene meglio. La vittoria non tocca solo sbandierarla, toccheria anche al portarla. Tu che sei priore della nobile porta, mi pare però che c'è la memoria un po' troppo corta. Della cucina dice i carbonevi il resto, ma quando per 10 anni te l'abbiamo pagata noi altri, te l'abbiamo mai chiesto? L'anno scorso mi volevi dare una lezione e pensa che ci sei stato anche tu in quella situazione. E poi a te c'è un'altra cosa in sospeso. Quella storia di Simoncino, quanto gli è dato peso. Al mio rifiuto, in preda a un pensiero ardito, mi hai detto: questa me la leggo al dito. È una fortuna che c'è chi ti ha fatto sto piacere e il dito ti ha slegato il carabiniere. A proposito di Fantino, voglio dire due parole dal priore San Martino. Parlare di lealtà con voi altre è una rimessa. De affidamme manco mi passa per la testa. E siccome l'argomento è interessante, sveglia te ste, sennò finisce che da guardia ti fanno passare da brigante. La gente tua sta situazione cerca di argirarla, niente d'accordo,
che la credibilità né un attimo a recuperarla. Non pensate di essere gli unici a saperci fa briglie. Dai, dai, ve le moschino anche da voi altre le caviglie. Dopo tutte queste battute e queste bastonate, con te Pasquarè, me voglio fare quattro risate. Quanto siete paura. Quanto siamo forti, se n'era per quelli di San Fagondino, e mica ci eravamo accorti. Per sapere come ci veniva sta sfilata, e ci hanno mandato una postina a fare una soffiata. La fortuna che non ci hanno capito niente dell'anteprima. Allora sti carri, e non come l'anno prima? Boh, me pare. E adesso che mi sono sfogato, il mio pensiero va a chi a tutto l'anno ha lavorato. Chi in cucina, chi in la bottega, chi col tamburo suona la nostra fede. E non si scordiamo quelli giù la sede. Stanno, quando ho spiegato, che per tutto il tempo il ruolo della donna l'avete sottovalutato. È per questo che con il mio immenso piacere la prima ora mia vado a presentare, bella come la prima stella del mattino, colei che con la passione ha affrontato sto cammino. Bene, Franchi, ti cedo la parola. Anche perché dall'emozione c'ho il cuore in gola. Portaioli tutti, non vi offendete, si mal trovate su sto palchetto. Ma ho da parlare con i giocolieri più valorosi, quelli di Santo Benedetto. A voi che nell'arengo vi distinguete coi colori giallo-blu, già ve l'ho detto, ma adesso ve ripeto, siete quelli che valete di più. Dentro scalpitate e sento da di qui quanto vi batte forte il cuore. E certo, e sapete che c'è dentro il sangue l'animo del vincitore. Domani, col braccio teso e con gran rumore, le bighe onda scagliato il piatto col cuore. E sul bersaglio, quello che pare un arcobaleno, una freccia dopo un'altra, e se da mannante il centro pieno. E quando col somaro pregherete la giusta sorte, fategli vedere chi è lo meglio dei giochi delle porte. Battetevi tutti, con forza e con lealtà. E fate che il sogno nostro diventi una realtà. Giocolieri mia, portaioli tutti, domani testa piazza c'è da girare la testa. Perché quel fuoco mi accende per fare la grande festa! Domani è il giorno del nostro santo, San Michele, amato e nostro vanto. Rendetegli onore, rendetegli omaggio, mantenete con grinta tutto il vostro coraggio e con tutta la voce che ci urla nel petto, diciamolo a tutti che lo altro non abbiamo paura di nessuno, perché siamo i numeri uno! Gente dei Guardi e Forestiera, noi, Messere Stefano delle Dittarelli, della casata de Agnolo de Ciocco, priore della splendida porta di Santo Martino, salutiamo e te onoriamo i priori e le loro dame. Nessuno me ne voglia, ma il saluto più sentito e più bello lo rivolgo al mio gioiello, Carla, sempre accanto lungo il mio priorato, la tua grazia e il tuo splendore sta porta un onorato. E pu ve lo da di, è da stamattina che c'ho il ritmo in te la testa, sono i tamburini mia che da ieri sera fanno festa, loro de sta porta hanno l'eccellenza. Per quanto per quest'anno ho ancora l'onore di rappresentare sta porta e i suoi magnifici portaioli, mi pare giusto che vi dico quello che ho nel cuore. Ma prima, per buona educazione, saluto le altre porte, partendo da Cerchione. Sì, avete capito bene, per buona educazione. L'anno passato sono partito al vincitore,
dell'anno precedente. Allora facciamo la rinversa, stavolta cominciamo dal perdente. San Donato, quelli che altra gente, quelli che vincere è l'unica cosa che conta, ma la figura che hanno fatto non sa riconta. Quarti sulle gare, quarti sulla sfilata, da loro una figura cucì non me la sarei aspettata. Ascolta Cerchio, è il colmo. L'altro giorno ha detto anche Cogenio, l'ho detto anche Cogenio, hanno diventati cucì scarsi che mi vanno quasi a genio. Ma facemmi capire, avete fatto? Siete stufi? Cesaretti a Roma, Simoncino a Tartufi. Da sempre in te la testa ci ha avuto solo la vittoria. Moro, beh, ti do un consiglio, è inutile essere così accaniti. Si vince solo in un modo, al Mannello Uniti. Oh, scusatemi, ma quel poco che, ma quel che tocca a Ditto va detto. Ma hanno poco a piombo anche San Benedetto. In te la vita, come dice Carletto, non puoi confondere la gallina col galletto. In te la porta, per capire chi comanda, non puoi scambiare Franco con Gianna. Lui conta poco, ma è tanto buono. Però mi tocca dirvi una cosa. Per quanto mi siete cari, comanda quanto il due coppe quando presto le denari. Raga, che vota fa? Lui è un priore blando. Infatti è 3 anni che è il dia che legge il bando. Qualche volta è anche coraggioso. Sì, so cattivo! Ma mo vi racconto quando se l'è presa con Fio. Sei fuori col botto. Ma questo ha fatto il Fio dei 18. Vendia 4 braccialetti sul banchetto. Non ve l'avrà levato il pane da San Benedetto. E la fine, la fatta più bella per mandarla via. E nel giro chiama lui Donatella. Ma adesso via, cambio discorso. Non ve voglio annuggire tutta la serata. Ma ricordo solo, l'ho vinta io la sfilata. Pochi soldi e tanto impegno fanno rima con il genio. Anche se si ciarla che per portarlo via emo foraggiato la giuria. Ma da qualcuno non gli è dispiaciuto poco, anzi un bel tantino, veri amici di Safarondino? Hanno le sbattuto il grugno, ancora piagne Simona, la figlia del Brugno. Oh, ma qui c'è scritto su quel cartello, a Fagondino bracciole e cammello? A proposito delle lacrime, e lui il sa, e lui il sa, io non sono più le che sbraita, ma ti ricordi che è successo davanti alla paita? Invece di far il signore e di dirgli una cosa carina, sei stato solo bravo a farla piagne, quella povera Pierina. D'altronde la scuola è quella tua, ave Pasquarè? Invece di digrignare i denti come un cane a catena, voi ride un tantino, fareste anche un bimbino. E smettila di piattela sempre con qualcuno. Ma non ti sei accorto che non ti sopporta più nessuno? Almeno la domenica lascia via, né gito a censura anche a Ramini con Giavia. E sapete come mi ha detto una donna sulla Capretto? L'asse lo perde, testo temporetto. Lui vorrà dirige come un comandante. Mo che ti guardo bene, c'ha ragione Checchino, guarda gli assomigliata a Schettino. Infatti stanno ha fatto uguale, comando io. Ma quando capisce che il suo pensiero è naufragato e non gli si può dire niente, scarica la colpa su quell'altra gente. Basta de baccaglià. Mi è rimasta solo una cosa da fare, perché alla fine queste sono solo chiacchiere in prosa e quel che conta in realtà è solo una cosa. Ci siamo scordati che si chiamano giochi? Io mo vi saluto, esco di scena e tanto offro da me e se vinco anche una cena. Facemmi contento, esaudite sta richiesta, voglio brindare con i priori, le priore e tutta sta piazza in festa. Perché per un vero valdese l'anno inizia il 9° mese. Tocca lottare per sti giochi,
e il loro destino non deve più dipendere solo da pochi. Assieme difendiamoli sempre in sorte brutta e bella, che dopo ottobre la vita è sempre quella. Clandestini alla cantina, portaglione mia, che siamo noi? Temiamo al nemico, alla morte gridiamo Santo Martino, giocolieri, non vi ascoltate il grido di battaglia, che gli farei agghicciare la pelle come l'inverno, andiamo via, l'inferno, per me l'ultimo anno, e spero che non lo sia per le cantine. Mi presento, Roberto De Ricambiotti, o meglio, Cerchione. Ho vinto 11 volte in testa piazza, una ventina che ho corso, ma hanno detto basta, con la scusa del morso. Chi ancora non ha capito o non riconosce le mie gesta, gli dico, so il priore della porta che è sempre in testa. Riverisco a tutti voi, prima Pamela, ai priori e priore di quelle altre porte. E anche stasera vi auguro una magnifica edizione dei Giochi delle Porte. Mostrando però l'augurio vorrei valesse anche per me, anzi, ancora più grosso, visto che l'anno scorso mi si è voltato tutto addosso. Non potete immaginare le volte che mi sono chiesto, ma cosa avrò detto di sbagliato? Ma cosa avrò fatto per scatenarmi addosso una tale iettatura? Ci sono arrivato, un malocchio su misura. Fortuna che non ci credo. E che a tutto c'è una spiegazione, se no davvero era da Gesù da Baffone. Ma non vi preoccupate, ci sono giù uguale a Burano, su quel toppetto. E sapete chi mi sono incontrato? Il priore di San Benedetto. Gli fa, già, e tu che ci fai di qui? E lui, niente, sono venuto a mangiare il tartufo e una fettuccina. Sì, e a raccomandarti per sta cucina. Devo dire che una mano a te te l'ha cominciata a dare. E di questo a tutti ci fa piacere. Mo' speriamo con me facesse il suo dovere. Io dalla sorte gli ho chiesto una cosa sola, un piccolo aiutino. In cambio prometto, va a correre col priore di San Facondino. A proposito di San Facondino, da Fabio Elisa gli rivolgo un saluto particolare. Perché un conte vince, un conte vince con classe, come avete fatto voi. Vi fai complimenti e li rivolgo a tutta Porta San Facondino, dai giocolieri e soprattutto dal giovane Fantino. E ti hai visto come il palio arriva anche quando meno te l'aspetti? E anche quando il priore vostro prova a farvi dispetti. Fosse stato per lui il palio, non avrei mica preso sta piega, ve lo dico a chiare note, se non avrei provato a chiamare il nipote. A proposito, se non mi sbaglio, Indio, non era manco il vostro, era proprio il somaro di Emanuele. Quando te la dici tutta a gonfie vele. La verità è che per vincere avete dovuto archiare Macchiocci. Dov'è? Dov'è? Cambio, se n'ero io stanno, abbasso 10 secondi a giro, mi dicia con chiarezza, altro che somarai della capezza. O fa, fortuna che in taverna c'è uno squadrone tutto peso, a partire dal mitico Geso. A forza di comandarle un qua e là però, insieme a sto poro Bossi, gli ha fatto via tutto a due il Maldossi. Pasquarè, io non ho cacciato via nessuno. E mai lo farò. Tu piuttosto, quest'ultimo mese quante ne ho sentite e quante ne hai fatte? È vero ogni due giorni ha toccato arcapatte? L'ultima hai rischiato forte, ma hanno detto che le gambe ti ballano dalli galli, e sei scontrato quei galli galli. E giù la porta mia non c'è rimasta solo zia Vittoria, l'avreste visto anche se ti eri fumato l'oppio. Devo altre per il portaiolo? Eriamo il doppio. Fa, non matteggiare. Non ti fa cacciare via le tue, anche se hai vinto e dominato, che dopo me lo accade a me gonfalonierato. Una strisciatella anche dalla sfilata, che udite udite, l'anno scorso non ha vinto. Daniele, che musi lunghi la domenica sera. Gli dici io, oh, ma hai vinto il palio, non ve l'hanno detto? No, ha vinto San Martino con le forbici sul carretto. Ah, ma adesso preparavamo una lettera di tutto punto, una protesta ufficiale. Siamo indecisi si mannalla al Papa o al Quirinale. È vero. San Martino l'anno scorso qualcosa ha vinto. La sfilata. Oste, t'accusano che hai fatto una magheggiata.
che era tutto un culo in parte brache con i giurati e con esperte, e che il sabato sera gli era imboccato anche le coperte. Non ci voglio credere, ma la domandina me l'ho fatta anch'io quando hanno letto il verdetto. Dico sogno, mo mi sveglio e m'alzo dal letto. E invece era tutto vero, faccio a capire qualcosa, sarà pure una fortuna cieca, ma mica andiamo fatta una tragedia greca. Io stanno tremavo perché il somaro dei toccava a loro. Dico ci alzemo, a toccargisse con la fame da toro. E invece vi fa complimenti, perché siamo stati davvero bene, a differenza di 4 anni fa. Già, 4 anni fa, come mai abbiamo mangiato male? Alla guida di sta porta non c'era il priore perfetto? Ah no, c'era solo il bobetto. Caro Stefano, rassegnati, questo è un gioco comune in teleporte. Per cercare di rendersi eterni, per far vedere che chi c'era era sempre meglio. Giù la porta mia la chiamano la sindrome di Bobby Once e Nobi, che se non comandano hanno claustrofobi. Dei somari ne vogliamo parlare? Oh, ma è qualche anno che stiamo aspettando sto somaro nuovo. Ancora non l'hai addestrato? Non glielo hanno fatta manco i professori? E te credo, l'ultima volta quando ho vinto girano i soldi con la Montessori. Altri sondaggi. Io però, anche se vi piove Pelsellino, insieme a voi voglio condividere una cosa e ricordare anche con un po' d'emozione di quel gran somaro che è stato Pallone. Pallò, non importa se il record è tuo, de Sonny o de Pirandello, sei stato un grande, anche se non eri propriamente bello. Hai dimostrato da tutta la città che non conta la stazza, la bellezza o la purezza, conta essere intelligenti e averci tanta scaltrezza. Mo fa una cosa ancora più grossa e per loro conveniente. Aiuterei a trovare un somaro decente. Ciao Stefani, ti saluto perché mi sa che il prossimo anno e sì, tant'è anche tu te mitte di traverso dopo che hai fatto il priore, vieni giù alla taverna mia a cena. Mi scordo quello che hai detto l'anno scorso di quelle stanze tinte col caffè e di quei muri brutti. Ti offro una cena ai tavernieri mia, visto quando ho incassato più di tutti. Da San Benedetto invece gli rivolgo una domanda svelta svelta, tira via. Ma che diavolo è successo in quella sartoria? A quanto so c'è stata una sorta di esodo, o meglio di purga staliniana, poi scevesta a mollo. Visto già? Le beffe dal caschino tra capo e collo. Te dici io l'anno scorso, pensa per te, non te ci pianni. Ma hai detto che ho fatto la porta a fette. Con te esso ci ride tutto a guardo, dalle Cannuine a Vianucci. Perché tu l'hai fatta a Quadrucci. Hai pregato la televisione di fare interviste in posti separati, per paura che arrivano le mani giù per la sede. Che San Benedetto è una porta unita, ancora ci mo da credere? Oh, almeno io sono stato drastico e non mi ha scalfito manco l'ultimo posto, sta sorta di smacco. No come a te, che sei sempre sotto scacco. Come farei a fare il priore così, che ti tocca chiedere permesso sempre da quei 7-8? Dar retta a sta tattica non paga, ma vicino al botto. Voi altri ne riate quelli che facciate sempre tutto da soli? I meglio su ogni gara? E sì, e te inizia a vincere grazie a un certo Cagnara, che se non mi sbaglio era nato di qui sotto, a San Donato. Non ve l'avrete dimenticato. Eppure il bello è che ve ce n'ha facete, ve ce n'ha facete. Com'è che vi diceva quell'ex priore che a quanto pare ancora conta? Prima Gualdo, pure la festa e pure la porta. Quala? La sua o quella di Gianni? Chissà se gliela farai mai a lavare sti panni. Saluto anche da te, Gianni, perché metto la di tu almeno un palio l'hai vinto e te l'hai anche meritato. No come a quell'altro che io gliel'ho regalato. Cari priori, l'anno scorso non avete perso tempo per puntualizzare sulla porta mia. Ognuno di voi senza alcun difetto. Me domando, e il prossimo anno vi ci vedrò ancora su sto palchetto? Io rappresento gente forte, impavida, che crede in se stessa e non al fato. Rappresento la gente di San Donato. Gente forte e coraggiosa, che non si tira mai indietro. Gente avverso, che non ha mollato di un metro. Gente che si è ritirata, come il mio grande compagno Cesaretti, ma è sempre lì, insieme ai suoi ragazzetti. Gente che non si dà pace per il quarto posto, gente che vuole vincere a ogni costo. Gente di San Donato, sappiate, la vittoria ha 100 padri, ma la sconfitta è orfana. È nelle difficoltà che siamo grandi, che tiriamo fuori quel qualcosa in più.
È questo quello che ci distingue. È questa la storia di San Donato. Cambiano gli attori, cambiano i protagonisti, ma il cuore è sempre quello. È il cuore del nostro grande somaro Pirandello. Portaglioli di Santo Donato, ve lo prometto, domani vinceremo noi. E la sera ci guarderemo con occhi diversi, perché il palio sarà appiccato in la taverna nostra. Gioconieri, fiondatori, arcieri, somarai, fratelli di mille battaglie, credeteci fino in fondo. Sapete cosa c'è da aspettarvi domani, oltre quella riga, oltre quel palchetto? La gloria, andate a prenderla!